Il Parco dei Gargani e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari hanno sottoscritto l'accordo in materia di abbattimenti di manufatti realizzati abusivamente in area parco. L'accordo sottoscritto con la Procura Generale della Repubblica, si legge in una nota, mira a potenziare l'azione di contrasto all'abusivismo nell'area protetta già in essere nel territorio, in virtù di un precedente protocollo d'intesa tra l'ente parco e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Il Presidente del Parco Pazienza ha disposto l'attivazione di apposita collaborazione istituzionale tra l'ente Parco Nazionale del Gargano e la Procura presso la Corte d'Appello di Bari, al fine di addivenire ad un'intesa specifica finalizzata alle di azioni congiunte per l'abbattimento di manufatti realizzati abusivamente in area protetta in funzione di un'ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali a disposizione nell'ottica di strutturare una più efficace, efficiente ed incisiva azione di repressione del fenomeno legato all'abusivismo. La finalità dell'accordo sottoscritto è proprio quella di ottimizzare e rendere ancora più efficace quello che di buono è stato precedentemente realizzato e migliorare laddove si registrano ritardi. Questo è il clima di collaborazione istituzionale che auspichiamo, dicono, per altri contesti da cui non possono che discendere risultati positivi.